this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, you're just in it for the thrill. I'm in it for the love. Ma ragazze, buongiorno. Dove si va? La carta? Non ce l'ho, non mi è stata consegnata. Ma che cartografa sei, Dio allora, mio? Siamo a Bagno di Romagna. Yes, siamo proprio fuori da Bagno di Romagna. E via. Il percorso di oggi è un'escursione ad anello, da Gualchiere a Nasseto, con breve deviazione a Castel dell'Alpe. Allora, qui io suggerisco anche per queste ragazze, se dovete fare un weekend di foresta, ma comunque molto elegante, esatto, qui davanti a noi c'è un borgo che l'hanno totalmente ristrutturato, che è molto fighetto. Primo senza, che bello. Si parte attraverso il borchetto restaurato delle Gualchiere, che un tempo comprendeva anche un mulino, una segheria e la lavorazione di tessuti. I sentieri CAI sono il 177 e il 181. Diciamolo, è un'immagine di un tuo grande sogno. Cosa? Vita da camper col camino. Col camino? Sì, cioè, la Ramons ovviamente, questa è un'immagine. E il camino, guardala lì, mamma mia, mamma mia. La distanza è poco meno di 11 km, il dislivello positivo è lo stesso di quello negativo e siamo attorno ai 553 metri, la difficoltà tecnica del percorso è media, l'altitudine massima siamo sui 894 metri, mentre quella minima siamo sui 515 metri. Che brave! Sei con le migliori! Anche il momento critico è stato brillantemente superato, brillantemente! Allora, adesso mentre sto filmando lo spogliarello della Ramona, noi siamo giunti al momento del dunque. C'è il bivio. Andiamo sulla sinistra, quindi seguendo il 181 o 177. Io propongo il 181. Così dopo, finito, quando iniziamo a tornare indietro nel nostro anello, abbiamo la zona dove si può fare pausa pranzo, in college. Io ve lo posso anche dire. Mi sono portato dietro la cassa. Grande! Mamma mia, non ci cischi! Proceda! Questa è la prova della camminata. Vediamo se tutti questi anni di ballo classico. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che ho complimenti. Ragazzi, qua. Complimenti, vediamo la Ramons. Vai, amica. La Ramons. Quello è critico. Brava, bravissima, bravissima. Mamma mia, anche la Ramons, missione compiuta. Qua veramente atleti, atleti veri. Mi sono bagnato. Finito il guado, ci stiamo arrampicando e le ragazze non mollano. Ci sono sempre. Compriamo? Perché no? Come cosa? Ci sarà pure un programma su Sky, su TV8, per le ristrutturazioni dei ruderi. Inutile che fingiate, perché si vede che siete stravolte. Ed eccoci qua, dopo una leggera sosta con le ragazze, e si prosegue. Allora, questo è il percorso che faremo, perché comunque cammineremo lì su. Sulle creste. E le ragazze, quando hanno capito che hanno visto la vista, hanno fatto wow. Wow. Mamma mia. Mamma mia. Da 144, giusto? Camminate. 1, 4, 4, 1, 6, 6.
Ila, porca di quella vacca. Il sentiero era questo, tendavi nel dirupo, allora, spiegamelo a questo, lì. Io vi do il brivido, io vi do il brivido. Eccoci qua al bivio fondamentale per il nostro anello. Noi siamo venuti da là sopra, anzi da lì, dobbiamo scendere, ragazzi. Non commettete l'errore di andare appunto verso Castel dell'Alpe e Poggio delle Liti. Si molla, quindi mollate il 165 e si continua a prendere il mitico 181-177. Guardate il ruscello, fate la nostra piccola discesa, ora si riprende la salita. Siamo arrivati qua, noi proseguiamo perché appunto dobbiamo salire e arrivare alla nostra terra promessa, dove mangiare, che è un rifugio molto carino. Ripeto, continuiamo, non si prende la variante, si continua in questo senso, ovvero questo. Da qua è più bello. Dal di là sì. Quindi ragazze, su, dai. Là perché è bellissima. Dai, degna. Allora, questo è un bellissimo punto per fare foto al momento social. Si può proseguire appunto in Val Bagno Trek oppure Bagno di Romagna. Noi riproseguiamo perché dobbiamo andare al nostro rifugino per completare il nostro anello. Mamma mia, va che ginnasta! Ma c'è bisogno, no? Lo spinaci. Non vuoi avere il lupo? Eh? Ti vuoi proteggere dal lupo? No? Allora, ragazze, è il momento dello spritz, andiamo a prenderci lo spritz. Sì, dici spritz ma in realtà non è spritz, che cos'è? Agua de Donga. Andiamo verso la macchina. Che bella questa vastità. Ma questa bellissima vastità. E cos'altro? Le due bottiglie delle 45. Bella. Eccola qua, bella questa vista in 45. Mamma mia. Alone, you can let me know, you know I will show. Now is it been the border with you through it all, winter through the fall, you just make the call. Yeah, I'm in it for it all. Ormai ci siamo. E comunque poi è un caldo bestiale perché come vedete è tutta roccia, di conseguenza sempre meglio, io eviterei i mesi caldi, ecco. Allora, quando si giunge qua al bivio, girare per di qua, cioè non andare, tornare indietro per Nassetto o per questo percorso, proseguire di qua, sentire verso il ruscello, scendere sempre di più. Anello completato, questo è il bivio iniziale, l'abbiamo finito, missione compiuta, vamos girls, dai, voto. Oggi 10. 10. Pregiudicata. Mamma mia. Difficoltà della camminata? Un 8 e mezzo. La Madonna. 7 e mezzo. Però dai, 7 e mezzo. 7, dai. 7, dai. Dai, siamo realistici. 7 e mezzo almeno. Però 7 più, dai. Ci sta, dai. È stato veramente bello, sì. E non... Adesso merenda. Merenda, spritz al centro di Bagno di Romagna. Esilato. Vamos.